Ciao ragazzi! Allora, io per il momento sto verificando il lavoro degli assistenti sociali. E diciamo che ci sono dei video, sono finiti nei giornali, telegiornali che hanno parlato questi assistenti sociali, queste comunità. Insomma, mi ha fatto cuore veramente, raga, non è questione. Cioè io non lo so il motivo perché il popolo non fa nulla, se ne frega, non lo so. Comunque, diciamo così, gli assistenti di oggi stanno combinando un qualcosa per guadagno loro. E quindi tolgono i figli a genitori, sanno come fare, no? Quindi non è buono. Hanno avvocati, hanno dottori, giudici, tutto dalla loro parte, forze dell'ordine, tutto. Quindi sono come Dio in persona sulla terra, questo lo possiamo dire, lo dico io, questo è un parere mio. Però quindi se loro hanno un guadagno, è logico che si comportano così. Io direi di ritornare come era prima. Allora, le assistenze sociali devono ritornare a volontariato, non pagarle più. Le comunità non devono essere pagate dallo Stato, perché devono essere comunità, lo stesso nome lo dice, non ha bisogno di essere pagato a una comunità. Allora, se una comunità riceve dei piccioli ogni bambino, è logico che cercano di riempire, fanno un numero per dire distanze e se ne va uno deve arrangiare un altro. Quindi c'è di vedere come fare per eliminare questo fatto che loro tolgono, cioè, in base di niente, perché ci sono dei video che dicono che in base di niente tolgono i bambini ai genitori. Cioè io non è che me ne faccio di me, me ne faccio di loro. Cioè loro pensano che non c'è Dio sulla terra, pensano che. Allora, loro vanno avanti così, si divertono, prendono i bambini, cioè fanno soldi, no? E poi quindi stanno sereni loro, tanto il guadagno c'è, il lavoro c'è. Ma chi l'ha detto che ci avrete un futuro? Chi l'ha detto? Chi ha detto che voi avrete un futuro con le comunità? Non ci sarà futuro. Cioè la seconda guerra mondiale è terminata pure per questo, perché Hitler arrivava alle mamme e ai propri figli. È terminata entro un anno e è chiusa la guerra di Hitler. Cioè pensano loro che possono andare avanti, cioè avranno un futuro di lavoro loro fin quando non c'è un futuro. Se voi togliete i bambini, cioè allora il problema è, io ho visto dei video, questi video parlano addirittura che certi genitori si ci devono levare perché non danno a mangiare, non danno, no, si occupano bene dei propri figli. C'era uno che accusava a questi genitori, no, a questi devono levare i bambini, no, alcuni. Allora lui metteva sempre nel mezzo i bambini, perché il bambino paga, tu ci levi un genitore a un bambino, ma ti sembra giusto dire questa cosa qua? Cioè io ho visto dei video che ci sono alcuni che accusano questi non sono genitori, ma chi te l'ha detto? Il bambino lo devi dire, no tu. Chi sei tu a dire che quello non è suo padre, che non sei suo? Anche se è cattivo. Allora, se c'è una cosa da punire, io ho un genitore, non un bambino, rinchiudere un bambino. Cioè, il bambino viene addirittura, come si dice, tolto dal genitore, e come ci fanno capire pure che è abbandonato. Questo non è giusto. Questo non è giusto, quello che stanno facendo tutti. Cioè, ma io. Cioè, che umanità ha l'Italia? Si sentono umane, ma. Allora, dobbiamo metterci. Allora, io penso, il popolo si deve unire, se si unisce da lì, vince tutte le battaglie, tutte le vince. Cioè noi non possiamo perdere i nostri bambini, i genitori cattivi si puniscono i genitori, non i bambini non si devono rinchiudere, non si devono rinchiudere, il bambino dove deve stare? Deve stare con i suoi genitori, se no do alla nonna, ma non in una comunità. Allora io vi dico una cosa, non è possibile, non è ammesso umanamente che un bambino venga tolto dai propri genitori, non si può, umanamente è disumano. Quindi io sono con i bambini, perché ci vengono alcuni bambini, hanno detto, alcuni ragazzi dice, ci hanno interrogato, ci hanno detto con chi vuoi stare? Voglio stare qua, dove sto? Con i miei genitori, con i miei nonni? No, qua tu non puoi stare. Che cavolo, ma come ti permetti? Come ti permetti? Cosa sei tu? Cosa sei diventato? Uomo, cosa sei diventato?
cosa vuoi fare di questi bambini? Crescili tu, guadagnarci sopra. E allora questo è, ecco il problema. Se un assistente sociale ritorna a essere un volontariato come facevano prima erano monache, parrine, allora che questi erano volontari, allora è una ottima comunità. Ma questo che hanno creato loro, di questi personaggi, questi laureati che si stanno mettendo, ci sono giudici, ci sono dottori. Allora io voglio dire un'altra cosa, è successo pure qua a Santa Margherita, un'amica mia, diciamo, ha partorito e all'ospedale gli hanno fatto vedere solo la fotografia del bambino, le hanno tolto subito. E nessuno fa niente, neanche l'avvocato fa niente. Io penso, un avvocato non fa niente, nulla. Due o tre volte lì a Palermo dei minori e non hanno potuto prendere questo bambino. E ormai non si sa dov'è, quello bambino è andato a fine a Catania, e ora è una famiglia, sarà con un'altra famiglia. E questa mamma che ha due bambini già cresciuti, che lei l'ha cresciuto, gli hanno tolto questa bambina. Ed è disumano questo. Nessuno fa niente, niente potete fare, vero? Però Santa Margherita, sciacca, due paesi qua vicino, io conosco, è successo qua a Santa Margherita questo. Ma tutti fate finta di niente, vero? Bravi, siete tutti umani siete. E poi facete passare per buono queste cose. Cioè, quello ha visto soltanto la fotografia del suo bambino, femmina o maschio che sia. Vergogna! Vergogna, vergognatevi! C'è Dio, c'è! Non potete togliere un bambino da una mamma! Vergogna! Ci sarà un giorno che Dio vi ponerà! Ci sarà! Chi siete? Giudici, avvocati, tutti! Ci sarà quel giorno! Non si toglie un bambino da una mamma! Vergognatevi, non c'avete una razza, non ce n'è razza come queste disumane, siete disumani, togliono un bambino appena nato, la mamma neanche l'ha visto, l'avete tolto, disumani, non voglio dire più niente.